Milan e Inter per questa gara allenata di semifinale di Champions League. Con il destro Ciala, palla a giro, attenzione, il gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Cigno, il Cigno, il Cigno, il Cigno, Inter in vantaggio, il gol di Edin Dzeko, il gol di Dzeko al minuto 8, Inter in vantaggio. Più rapido è Barella su quel pallone, prova a mettere in movimento Di Marco che scappa via lungo l'out di sinistra, inseguito da Calabria, palla a rimorchio per Lautaro che lascia per Michi, tiro, è gol, 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 2-0, un'azione spettacolare, spettacolare, 2-0 al decimo, il gol di Michi. Lautaro fa sua la sfera, controlla, sterza, attenzione, arriva Çalhanoğlu, il tiro, palo, palo! Di Denzel che cerca Lautaro, che va all'uno contro uno con Chiaer, attenzione, Lautaro atterrato, è calcio di rigore, no, sì, è calcio di rigore, il cartellino giallo. Va a vedere, forse non c'è rigore. L'arbitro dice che non è rigore. Bastoni gli si crea lo spazio, va dentro, potrebbe andare al tiro, appoggia per Dzeko, è solo Maignan, il miracolo del francese. Inzaghi in campo, cerca il filtrante per Brahim Diaz, crossa, rimorchio, attenzione Tonali, va al tiro, palo, palo del Milan. Finisce il match e l'Inter vince il primo round 2-0 con i gol nel primo tempo di Dzeko e Mkhitaryan. Poteva essere molto più rotonda, ma va bene così.